Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso se sentirete alcuni rumori durante la registrazione, ma qui a Roma c'è sempre un pochino di traffico, anche se stamattina è sabato e forse andrà un pochino meglio rispetto agli altri giorni. E perché questo video? Ho colto con così grande piacere l'invito che ci ha rivolto ieri durante la sua diretta Giuseppe Aletti di dare una testimonianza della nostra esperienza in merito al concorso prima e al festival poi legato al Federiciano. E quindi è con grandissima gioia che ripercorro con la mente gli attimi veramente indimenticabili e numerosi che sono un ricordo ben fissato nella mia mente e soprattutto nel mio cuore. Il Federiciano, come ha avuto modo di dire, di spiegare tante volte Giuseppe Aletti, il suo ideatore, è un festival, è un concorso prima, un festival poi, molto particolare perché la poesia che le poesie anzi che vincono questo bellissimo concorso hanno poi una forma di immortalità molto, molto bella perché vengono appunto impresse su una stele e con cui è tappezzato molto il paese, l'unico vero paese della poesia, Rocca Imperiale. E quindi ecco la mia testimonianza inizia con dei versi con la chiusa di una poesia che ha scritto un amico che io amo molto, Pierangelo Cardia. E la chiusa di una sua poesia bene, diciamo, spiega che cosa vuol dire, diciamo, rendere partecipi gli altri delle bellezze che noi possiamo avere il privilegio di aver visti per prima. E ricorro quindi ai suoi versi. Così io compresi che l'unico modo per moltiplicare è dividere le cose. Ecco, questo racchiude tutto. La bellezza va sempre condivisa, proprio perché per moltiplicarla ha bisogno di essere diffusa. E di bellezze durante il Festival del Federiciano se ne vivono tante, si vivono emozioni perché ci si ritrova tutti insieme, perché è un raduno di poeti che magari finora si sono visti soltanto virtualmente e quindi si conoscono, si possono abbracciare concretamente. È occasione perché nascano amicizie che diventano poi importanti nella vita quotidiana, poi al di fuori del Federiciano. E, insomma, si creano dei legami che diventano importanti nella nostra vita di ogni giorno. Se poi ci sono amicizie già appunto amiche, e l'occasione è questa perché grazie alla poesia si possono ancor più rinsaldare e renderla ancora più ricca, quel rapporto meraviglioso appunto che chiamiamo amicizia. Se non avete ancora partecipato, davvero approfittate perché perdereste una grande occasione di poter condividere la vita concreta che si può provare durante lo svelamento delle stele e quanto ci si condivide prima di arrivare al momento clou dello svelamento. Tanti eventi sono passati, diciamo, per quelle strade di Rocca Imperiale. E tanti ancora senz'altro ce ne saranno, tutti allietati dall'attesa, dalle aspettative, dalle speranze che tutti quanti noi poniamo, no?
Intanto che aspettiamo che si concretizzi il momento sommo per il quale tutti abbiamo scritto, abbiamo inviato la mail, abbiamo fatto un viaggio per poter essere partecipi tutti insieme di questa bellissima comunità che è la comunità della Letti Editore di condivisione di bellezza. Io non sono mai di tante parole. Credo di aver detto le cose, diciamo, essenziali. L'importante è, diciamo, questa è soltanto una piccola spinta affinché quelli che sono ancora un po' indecisi, perché magari si sentono un po' in soggezione o non si sentono magari all'altezza, questo capita a tutti quanti noi sempre, comunque, in qualsiasi concorso, in questo forse particolar modo. Però ricordiamo pure sempre che a provare si rischia un sì, e quindi questa forse è una delle occasioni in cui rischiare ci porta ad ottenere magari un buon risultato, un qualcosa di positivo. E quindi non mi resta che salutare ciascuno di voi e augurare a ciascuno di voi di vedere realizzato il proprio desiderio, e cioè di vedere magari i propri versi impressi su una stele nel paese della poesia, l'unico, ripeto, vero paese della poesia che è Rocca Imperiale. Ci vediamo lì nel weekend dell'Immacolata. E davvero chissà quante nuove e belle amicizie si possono creare o rinsaldare, ed è occasione preziosissima per rivedere gli amici che sempre portiamo nel cuore, ma che siamo sparpagliati non solo in tutta Italia, ma anche oltre. Buona giornata, grazie, grazie a tutti.